Ciao a tutti ragazzi, spero che non, la luce non dia troppo fastidio, cerco un attimino di mettermi in condizioni migliori. Vedete, ora in versione occhiali e camicia, diciamo, sto tornando da un luogo per cui questo è un abbigliamento migliore. Allora ragazzi, vi parlerò in questo video dei miei acquisti di questo mese di ottobre. Coincise anche con il mio compleanno, e a questi si aggiungono anche due libri che ho preso in prestito dalla biblioteca: uno che già ho letto e restituito, e un altro che sto leggendo. Quindi sono dei regali che mi sono fatto da solo. Allora, il primo libro è di Joel Dicker, La verità sul caso Harry Quebert, del romanzo Bompiani, per un costo di 19,50 euro, che io ho trovato usato. Qui è un thriller di un po' di tempo fa, che io volevo da moltissimo tempo. È questa versione mia, diciamo, è 770 pagine e non vedo l'ora di leggerlo. È molto accattivante, lo vedete dalle mie spalle, il mio cane. Poi, un altro libro che ho trovato con 15% di sconto in versione economica, di Stephen King, 22/11/63. Pickwick, edizione Pickwick, costo di 12,90 euro, scontato al 15%, un totale di pagine che supera le 730 e passa. Poi, ho scoperto una cosa interessante. Chi si iscrive alla carta Molti Più della Feltrinelli ha in omaggio alla settimana del proprio compleanno, il mio è domani, un libro a sua scelta dell'Universale Economica Feltrinelli. Io ho scelto di José Saramago, Cecità. Volevo leggere da moltissimo tempo e quindi ho colto l'occasione. Il prezzo è 9,50 euro e l'ho avuto regalato. Quindi questi sono i primi tre libri. Poi i libri che ho preso in prestito sono Ferita a morte di Raffaele La Capria, che ha vinto il premio Strega 1961, che ho letto, che mi è piaciuto moltissimo. Ora cercherò di fare un video per farvi una piccola recensione. Ora forse lo farò con altri, con un video complessivo, perché così mi gira. Poi un altro libro ho preso in prestito sempre dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, credo molto questa Biblioteca Nazionale di Napoli, che sto leggendo, è di Stephen King, il mio primo libro di Stephen King, La zona morta, della Sperling e Kupfer, in questa edizione. E lo sto leggendo, quindi diciamo che ho recuperato anche, mi sono venuti a dire, in ebook It di Stephen King. Quindi ho potenzialmente alcuni libri di King da leggere. Infatti, ho trovato usato per la cifra di 3 euro questa vecchia edizione, L'ultimo cavaliere, sempre di Stephen King. Quindi ho finalmente un po' di materiale di King. Poi ho trovato per la modica cifra di 2 euro un libro di Paolo Coelho, un libricino di Paolo Coelho, che volevo leggere da moltissimo tempo, ed è il manuale del Guerriero della Luce. Non c'era copertina dorata, è stata tolta, però l'ho pagato solo 2 euro, e quindi non mi importa più tanto, non ci sarà copertina. Poi ho recuperato di Jack Kerouac Sulla strada, in questa vecchia edizione dell'Enciclopedia 900 della Feltrinelli, della di Repubblica, che ho pagato 4 euro. Quindi questi sono stati i miei acquisti. Ricapitolando, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 libri. Di questi 6 libri ne ho comprati, usati 4. Ho preso 3 ebook. Di fatto ho comprato solo nuovo 22 novembre 1963 di Stephen King, perché poi c'è città. L'ho avuto regalato dalla Feltrinelli, che ringrazio per il mio compleanno, ma tutti coloro i quali sono possessori di carta Molti Più, nella giornata che va da lunedì al venerdì del proprio compleanno, hanno diritto a scegliere un titolo della Universale Economica Feltrinelli. Ora mi do anche una scala con voi di lettura. Ora sto leggendo La zona morta. Poi leggerò sicuramente il manuale del Guerriero della Luce e Wolf Hall. Dopodiché penso
che leggerò. Ora vediamo un po'. Mi affascina molto la lettura della verità sul caso Eric Evers, quindi penso che terrò quest'ordine. Quindi capitolando, manuale del Corriere della Luce, Wolf Hall, la verità sul caso Eric Evers. Quindi ho fatto un pochino di birichino, ho preso un po' di roba, però compio il mio compleanno, quindi voglio assolutamente festeggiare, festeggerò leggendo.